quel disgraziato di Flavio Sciabola, Sciabolone, io lo sapete come lo chiamo, no? L'amico dei messinesi. Flavio Sciabola, che mi ha attaccato su questo disgraziato video. A me e a altri, insomma, è diventata una catena, no? Io di solito ne faccio le catene, però, visto che a me piace fare i video e mi piace chiacchierare con voi, per voi la faccio la catena su Facebook, non mi mandate niente perché io stappo. Allora, ci stanno 10 domande. Allora, la prima è: quanti anni hai? Non è un segreto, io ho 48 anni, li farò il 13 giugno. Anzi, se volete fare la colletta per farmi il regalo, visto che mi voglio comprare drone, fate una colletta in euro per uno, comprami il meglio drone per il canale. E la butto là. Andiamo bene. Seconda domanda. Foto da bambino. Questa l'ho fregata sul profilo di mio fratello. Io ce l'ho la foto mia di quando ero bambino, però ce l'ho nell'album. Buttato a casa, io qua vivo nel camper, quindi non c'ho niente qui, quindi sono andato su Facebook di mio fratello, gli ho fregato la fotografia quando ero proprio piccolo, che ci avrò avuto qualche mese, non lo so. E poi vi faccio vedere pure una fotografia di quando ero pischello, che c'avevo proprio una faccia da attore, quindi questa è la fotografia di quando ero bambino e qua di lato la fotografia di quando ero un po' più pischello, c'avevo 18 anni e qui sto insieme a mio figlio, 18 anni lui e 18 anni io, ci siamo messi a confronto una volta per vedere quanto ci somigliavamo. Terza domanda, avevi più amici maschi o più amici femmine? Noi eravamo una comitiva talmente grossa, talmente enorme, venivamo da tutte le parti, San Paolo, Garbatella, qualcuno da Magliana, qualcuno da Marconi, qualcuno addirittura da Capannelle, eravamo maschi e femmine mischiati, parlavamo di quando c'avevo 14-15 anni in su, dai 14 anni in su per 6 fino ai 18. Poi, giochi preferiti. Allora, se giochi da ragazzini, cioè dai 4-5 anni fino ai 12-13, è una cosa. Oltre un'altra, perché da ragazzini è il classico, c'è il bottana o skateboard, a bicicletta, impennà, facevamo centinaia di metri impennati, a fare gara a chi faceva più palazzi suonare da sola. Poi, se cresce si cambiano abitudini, quindi è cambiato un po', andavo a giocare a basket, facevo karate, andavo a pesca subacquea, facevo un sacco di cose da ragazzo. Poi avete visto che fisichetto. Oh, frate, coso, coso. E chi volevi diventare? La domanda numero 5. Chi volevo diventare? Chi? Niente, nessuno. Cosa volevo diventare? Raga, io ci sono riuscito, nel senso che da grande, verso i 15-16 anni, mi era venuto sto fatto di entrare in polizia. Anzi, inizialmente erano i carabinieri, poi mi sono rinsavito. Domanda numero 6, cosa amavi mangiare? Ma cosa non amavo mangiare? Facevo prima, amavo mangiare di tutto, salati, dolci, mangiavo quello che schifezze. Raga, da ragazzini si mangiano le schifezze, i fritti, i salami, le salsicce, l'hamburger, il McDonald's, le patatine fritte, ma chi più ne ha più ne metta, i gelati, i ghiaccioli, le torte. Allora, a me piace tutta la roba unta, o come posso dire, inzuppata, il dolce per esempio, a me il dolce secco non mi piace, a me se mi devi fare una torta di mele, deve essere piena di mele, non ci deve essere una mela ogni 2 km. Se mi fai una torta con la crema e il pan di Spagna deve essere inzuppato di rum, di roba, insomma, deve essere bella morbida, capito? Per questo mi piace pure la pastiera napoletana, perché quando è bella inzuppata, quando è fatta proprio a mestiere da napoletana vera, non le imitazioni. Numero 7, cosa odiavi mangiare? Qua ti voglio raccontare un paio di aneddoti. Vado veloce perché sennò diventa un video noioso. Allora, cosa odiavo mangiare? Odiavo il pepe, il peperoncino, la cipolla, l'aglio non ti permette proprio. Io quando mangiavo le polpette mi faceva mizia. Madonna quante erano buone, ma appena vedevo un pezzo d'aglio io smadonnavo. E una cosa che mi faceva schifo, e mi ha fatto schifo per tanti anni, è il pesto alla genovese e la trippa. Ma non è che mi hanno fatto schifo all'assaggio, mi facevano schifo alla vista. E il pesto genovese, perché poi quando ero ragazzo andavamo magari a giocare a casa d'amici, no? A giocare a carte, una cosa, era tutto fatto di casa, all'epoca mica si comprava nei barattoletti, si faceva in casa. Io vedevo sta cosa verde, sta pappetta verde, mi sembrava un frullato di caccole.
Ha detto! E quindi non ho fatto. Mi hanno chiamato, ho perso il filo. Dove eravamo rimasti? Ah, e il pesto genovese. Sembrava una spremuta di caccole, ma faceva senso. E la trippa, lo stesso motivo, vedevo sta cosa brutta moscia, una cosa bella. E quindi, come ho fatto? Ovviamente voi sapete, no, che quando poi ci si fa un pochino più grandi, cambiano anche la percezione dei gusti, no? Le papille gustative sono un pochettino diverse, quindi aglio, cipolla, queste cose qua hanno cominciato a piacermi. Con il mio arrivo in Calabria ho cominciato anche a mangiare un pochino piccante, piano piano, poi mi sono appassionato, ora mangio molto più piccante di un calabrese. E il pesto, la disgraziata di mia moglie una sera mi invita a cena al lume di candela a casa, non dovevo accendere nessuna luce, era tutto nero, era mezzanotte, ero tornato da pesca, o da pesca o dal biliardo, non mi ricordo, perché io quando vado a pesca c'è il periodo delle spigole, io mi perdo giorni e giorni e notte intere, tutto a posto, antipasto, primo, secondo, dopo alla fine mi ha detto ti è piaciuto, e guarda, è piaciuto, tutto buonissimo, ho detto io, anche se non so bene tante cose che ho mangiato perché erano un po' particolari, insomma alla fine mi ha detto guarda ti sei mangiata pasta e pesto alla genovese. Baccarone, mi hai provocato e io ti distruggo adesso, io me ne mangio. Io non sono uno che si schifa dopo aver mangiato, ho detto oh, se questo è il pesto alla genovese, d'ora in poi mangerò pesto alla genovese, e così è stato finora, mangio sempre pasta al pesto, mi capita spesso. E per quanto riguarda la trippa, invece una sera che mia moglie era da mia suocera, torno sempre dalla pesca, era quasi mezzanotte, e faccio a mia moglie, che c'è da mangiare? Mia moglie dice, non c'è niente, ho detto il frigo è vuoto, c'è trippa e patate, se la vuoi. Ho detto, guarda, trippa e patate, magnatelo te. Apre il frigo, veramente non c'era niente, era il deserto, era domenica. Prendo il pane e comincio a dire, come sai che c'è un zuppo un po' nel sugo, che devo fare? Ma mi mangio due patate, no, prima ho iniziato delle patate, poi le patate erano due o tre pezzetti, erano finite, ho detto mo che mi mangio, c'ho una fame che non ci vedo, mo un zuppo un po' di pane, né? Poi alla fine sono arrivato che mi è capitato un pezzettino di trippa, dico ma mo assaggio, se la mangiano tutti, raga, per 3 anni ho mangiato sempre trippa, ammazza quanto era buona. E quindi questo è cosa odiavo mangiare, poi quello che odiavo poi l'ho amato, quindi in realtà cosa odiavo mangiare, ma ora l'unica cosa che non mi piace mangiare sono le carote, ma per il resto carote e cetriolo, il cetriolo non mi piace manco mo, né all'insalata né il cetriolo, proprio non mi piace, solo quelli là sott'aceto là che vendono piccolini che si mangiano nel vasetto, quelli sì mi piacciono. Allora, numero 8, quali erano le figure di riferimento? Ma raga, nessuna era figura di riferimento, certo, quando si è ragazzi, no? C'hai il film cult della cult, come si dice, non so se viene dal latino o anglosassone, comunque, diciamo cult. Film cult che ci potevano essere, quando facevo karate, poi ti vedevi Bruce Lee, ti vedevi Chuck Norris, poi erano gli anni 80, quindi c'era Carlo Verdone che faceva troppo forte, queste cose qua, quindi vedevi sto ragazzotto coatto, poi tra l'altro era ambientato proprio nel quartiere mio, perché tra San Paolo e Testaccio, quello era il gazzometro, quella cosa che vedevate nel film dove lui abitava, no? E quindi vedevi lui sto coatto bambacione che camoto voleva andare a fare l'attore, papà, comparsa, insomma, ma non erano figure di riferimento, così, giusto, cazzate, poi ci si facevano le battute sopra, no? Come l'Americana Roma, and Santi Byron, abbiamo usato sta battuta per 20 anni, cari amici miei, ancora oggi. Allora, domanda numero 9, quali erano le tue materie preferite? Ammazza, allora c'era la ricreazione, la campanella finale, no scherzo, le preferite erano le meno odiate, va? Le meno odiate che erano disegno tecnico, un po' la storia, ma sai pure con lettere non mi trovavo malissimo, ma sostanzialmente le materie le riuscivo a,
a digerire, non mi piaceva studiare. Quello che ho sempre odiato è stato il tedesco. Io ho fatto 4 anni di tedesco a scuola, l'ho sempre odiato più della vita mia, tuttora è la lingua che più odio al mondo, non me ne vogliate. Però a me piace più la lingua spagnola, le lingue più morbide. 10. Bella domanda. Quale consigli daresti ai tuoi genitori? Se fossero vivi, li consiglierei di vivere un po' di più. Perché avete visto che ho fatto il porta Scottex? Io ho perso mamma che ero proprio piccolo, avevo 9 anni, neanche l'avevo fatti, l'avrei fatti un mese dopo. E morta pure lei con questo brutto male che purtroppo non è ancora stato sconfitto del tutto. Era il 1981. Quindi io ho continuato a vivere in casa mia, eravamo 4 fratelli, io, mia madre, mio padre, altri 3 fratelli, mio nonno e mia zia, sorella di mia mamma, che abitavano tutti con me. Alla morte di mia mamma siamo rimasti poi noi 7, l'anno dopo è morto anche nonno perché comunque era anziano, e poi mia zia praticamente ha continuato a farmi da mamma perché comunque ero piccolo, fino all'età di circa 15 anni se non mi sbaglio, 15-14 anni, dopo sono andati a vivere con mio fratello in un'altra casa e sono rimasto con mio padre, mia sorella, l'altra mia sorella si era già sposata. Questo. Mio padre invece è morto a 79 anni, era già più grandicello, quindi tutto sommato uno se l'aspetta, anche lui a 79 anni è morto combinato un pochino male per questo brutto male, però sai, quando a 79 anni vedi che una persona è molto acciaccata, molto affannata, posso dire, non si può evitare, voglio dire, di finire la vita quando si è anziani. Non è che a 80 anni ti aspetti che campi 100 anni, quindi quando lo vedi che sta male mentalmente sei pronto, come non lo sei però quando c'hai una mamma che ti muore a 44 anni, lì non sarai mai pronto, non sei mai pronto per la morte di un genitore in realtà, ma a 44 anni sei veramente arrabbiato con il mondo. Comunque, il consiglio che voglio dare ai miei genitori era questo: se fossero stati in vita, di godersi un po' più la vita e di allungarsela nella maniera possibile. Ma invece il consiglio lo voglio dare a tutti i figli. Io sono stato figlio e i miei figli e tutti i figli. Godeteveli di più i genitori, godeteveli di più specialmente non quando sono anziani, quindi è dovuto accudirli perché ti senti in colpa, perché comunque vedi che è anziano. Il genitore te lo devi godere quando è giovane in forza, perché è là che tu puoi vivere tante cose belle con la tua famiglia e con i tuoi genitori. Ma tu sei un pensatore, tu c'hai i pensieri pure quando non scrivi. Un genitore amico, perché se non ti passi molti anni, io per esempio passo 23 anni con mia figlia, 26 con mio figlio, però io sono un tipo molto giovanile, anche se mi rendo conto che molte persone qui in Calabria per esempio a 40 anni sembra che ce l'hanno 70, io a 45 anni tutte le notti andavo a ballare salsa cubana con mio figlio. Io ho avuto anche, mio figlio ha avuto pure 2 locali, quindi abbiamo avuto 2 locali di salsa cubana, di balli caraibici. Godeteveli questi genitori ragazzi, godeteveli perché non sono eterni e quando c'è da ricordarsi tante belle cose, io con mio padre ho qualche viaggetto fatto, però eravamo padre e figlio, non siamo stati mai amici, capito? Padre e figlio è una cosa, padre e figlio amico è un'altra, e quindi un consiglio che vedo a voi genitori, vedo un consiglio, godetevi i figli, cercate di capirli e cercate di essere giovanili. E a voi figli cercate di trovare un punto d'incontro. Vedete che il treno passa una volta sola nella vita, eh? Il tempo torna mai indietro, va sempre avanti. Allora ragazzi, siamo giunti al momento dei tag. E allora io per il mio video risposta a questo mio video tag, io voglio spaziare.
E quindi, una mia grande passione, la fotografia e il videomaking, quindi, anche se attualmente non lo sto molto praticando, ma io sono un videomaker per passione, e quindi, AG Videomaker, sei il primo nominato per il video tag di risposta. Il secondo nominato, torniamo nel mondo camper, e sarà Senza Civico, Diego e il suo fofone. Diego, ti tocca, questo è il video tag per te. Il terzo è tutt'altra parte, ma proprio tutt'altra parte del mondo. Andiamo negli Stati Uniti, andiamo in Texas con Claudio il Texano. Non ve lo perdete, eh? E iscrivetevi ai loro canali, ragazzi. Vi ricordo, iscriversi ai canali YouTube è completamente gratuito. Mettere un like è completamente gratuito. Condividere è completamente gratuito. Per voi non costa nulla. Un secondo fate tutto, ma per noi è una grande cosa, ragazzi. Cresciamo sempre di più, facciamo vedere agli americani che anche noi italiani sappiamo usare YouTube, eh? Come Cristo comanda. Dai!